Buonasera a tutti. Il sindaco mi ha chiesto di dare inizio all'assemblea di zona, alle assemblee, anzi di zona, riunite insieme oggi, perché ha un imprevisto, insomma, si collegherà, fra un po'. L'argomento ovviamente insomma, lo conoscete, quantomeno nel titolo, perché si tratta del tema del collegamento ciclabile all'interno del nostro comune tra la parte a mare e insomma la parte più dell'entroterra, che è un tema che ha subito, diciamo, nelle ultime settimane una accelerazione dovuta sostanzialmente a due ragioni. La prima ragione è che la regione Toscana ha ripreso con forza in mano il progetto della ciclovia tirrenica, che coinvolge varie regioni italiane e che è un progetto, insomma, di valore nazionale ed europeo, cioè l'idea di attraversare sul lato, diciamo, della costa la nostra penisola. Questo ci riguarda non soltanto per la banale ragione legata al fatto che Lido di Camaiore ovviamente è una zona costiera e quindi c'è un'opportunità di riqualificazione di quel tratto di pista ciclabile esistente che da sud a nord attraversa Lido di Camaiore, ma perché ci riguarda anche da vicino, perché nell'ambito del progetto della ciclovia tirrenica, uno degli obiettivi che la Regione Toscana si è data è anche quello di valorizzare il rapporto con l'entroterra. In prima battuta il rapporto con le stazioni ferroviarie, e quindi per quello che ci riguarda con la stazione di Capezzano Pianore, nel senso che si pongono nel breve periodo l'obiettivo di avere quelle che si chiamano, no, interconnessioni modali, no? Cioè la possibilità di avere dei punti di scambio fra mezzi di trasporto facenti parte della mobilità sostenibile, cioè ambientalmente a basso impatto o a zero impatto, e quindi in particolare lo scambio treno-bici per quello che riguarda le stazioni ferroviarie. Per cui loro nel breve periodo, per loro intendo la regione, si pongono appunto l'obiettivo di finanziare questo tipo di collegamenti, che per noi significa il collegamento fra il mare e la stazione di Capezzano Piano. Però c'è uno sguardo più, diciamo, di medio-lungo periodo che riguarda il collegamento più in generale con l'entroterra, anche perché il nostro entroterra, non soltanto quello di Camaiore, ma insomma quello di Camaiore in modo significativo, è attraversato dalla via Francigena, per cui uno degli obiettivi, giustamente, che la regione si pone è quello di valorizzare anche il collegamento con la via Francigena, per la sua valenza culturale, storica e ambientale. E poi naturalmente c'è la consapevolezza che nell'entroterra ci sono valori, no, storico-culturali. Pensiamo al nostro capoluogo, al centro di Camaiore, pensiamo a tutto il sistema delle frazioni collinari e della loro importanza anche dal punto di vista appunto storico, che ovviamente la regione si pone l'obiettivo di interconnettere con questo progetto della ciclovia, perché il nome ciclovia ha un significato molto preciso, cioè l'ambizione è quella di costruire un modo di trasferirsi, diciamo, da una parte all'altra del territorio alternativo all'uso dell'automobile. Non è un caso che appunto
abbiano scelto un nome di questo tipo, perché l'idea è che sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista della vita quotidiana, la bicicletta possa e debba diventare un mezzo di trasporto alternativo all'automobile, cioè che le persone utilizzano al posto dell'automobile e insieme magari ad altri mezzi di trasporto, come in particolare il treno, che hanno appunto un impatto ambientale molto, molto, molto basso. La seconda ragione per la quale c'è stata un'accelerazione, e qui c'è anche un ruolo, diciamo, della provincia importante, è che, come ben sapete, il Recovery Plan destina una parte significativa delle risorse al tema della mobilità ciclabile. Nel capitolo, nella missione numero 2, che è quella della transizione ecologica, che è la missione tra l'altro più importante dal punto di vista economico, perché sono 60 miliardi sul Recovery Plan, soltanto diciamo dal piano nazionale di resilienza e resistenza, e più se ne aggiungono, scusate, di ripresa e resilienza, e più se ne aggiungono un'altra decina, insomma, da altri fondi, sono circa 70 miliardi sulla transizione ecologica. Una parte di questi 70 miliardi sono proprio dedicati alla mobilità ciclabile, per cui questa è l'altra grande opportunità che si apre, accanto all'accelerazione, diciamo, della regione toscana sul progetto di ciclovia. Quindi, insomma, si è aperta una fase nuova nella quale il compito del comune è passare, no, da un livello di più generale che esiste già, ad una progettazione che via via dovrà essere più specifica. Noi nel piano, per esempio, operativo, cioè nel nuovo strumento urbanistico, abbiamo individuato e indicato alcuni assi che secondo noi sono da valorizzare dal punto di vista della ciclabilità. Quello fondamentale nell'asse, diciamo, Mare Monti è quello della via Italica. Però naturalmente da qui dobbiamo sviluppare una progettualità più precisa. Ci sarà un incontro con la Regione Toscana credo lo debba ancora fissare, ma ci sarà un incontro con i tecnici che progettano la ciclovia per la Regione Toscana, e quindi l'idea è anche arrivare lì, insomma, avendo ascoltato i cittadini. E il sindaco ha voluto fortemente e giustamente che questi incontri si facessero con tutte le zone in cui è diviso il nostro territorio dal punto di vista partecipativo, perché il tema strategico per il comune è appunto il collegamento tra i mari, tra il mare e i monti. E quindi questo tema è un tema che inevitabilmente riguarda in modo trasversale tutto il nostro territorio. Noi, fra l'altro, abbiamo una parte, diciamo così, di tracciato esistente che funziona piuttosto bene, che è quella che va, per capirsi, da Ponte Mazzoli fino al ponte di Carignoni, e che poi dal ponte di Carignoni arriva sostanzialmente fino all'altezza dell'Incaba. Quella parte funziona bene perché è una parte già preservata dalle automobili in modo totale o in modo molto funzionante, diciamo così, perché insomma quello è un ambito di ciclabilità che funziona molto bene. C'è poi magari un'esigenza di manutenzione costante, però insomma, quel tratto funziona bene, così come funziona abbastanza bene, diciamo così,
il tratto che arriva a Capezzano all'altezza del Barluana, sfruttando le viabilità esistenti di natura secondaria, ma quel tratto che funziona abbastanza bene, perché anche quello è sufficientemente preservato dalle automobili, è un tratto che ci allontana un po' dall'asse, diciamo, naturale del collegamento fra Camaiore e Lido di Camaiore, che sarebbe la via Italica. E quindi noi, insomma, l'idea che l'amministrazione ha è provare a ricucire, in particolare sulla via Italica, un asse di collegamento che poi, unendosi sostanzialmente ad un percorso lungo fiume, possa condurci ad avere un sistema di collegamento che, ripeto, in questo momento arriva fino a Ponte Mazzoli. Ma non c'è dubbio che dobbiamo provare a ricucire questo percorso lungo la via Italica, cercando poi di ricollegarlo, diciamo, in modo intelligente al percorso lungo fiume, che è quello che funziona meglio. Ora, naturalmente, su questo andranno fatti degli approfondimenti tecnici. L'Unione dei Comuni a suo tempo ci ha lavorato, non a caso sono collegati. Non a caso è collegato Francesco Vettori, che se n'è occupato a suo tempo, e l'architetto Massimo Ceragioli, che credo per l'Unione dei Comuni abbia appunto svolto un livello iniziale e comunque importante di fattibilità. Perché ovviamente il tema poi della mobilità ciclabile ha anche una dimensione che è sovracomunale, insomma, nel senso che collegare Camaiore con il mare, Camaiore capoluogo con il mare, collegare, diciamo, all'interno del nostro comune il mare con i monti, significa poi anche realizzare un collegamento fra comuni, perché ovviamente l'asse lungo il litorale esiste già, ed è un asse che ci porta verso Pietrasanta, verso Viareggio, insomma, verso le altre località della costa versiliese. Più complicato invece il collegamento, diciamo, nord-sud, nell'ambito dell'entroterra, insomma, quindi quell'asse che è rappresentato principalmente dall'Aurelia e dalla Sarzanese è un pochino più complicato. Quindi l'idea ora è di concentrarsi appunto sull'asse Mare Monti, in particolare sulla via Italica, che sembra l'asse naturale di collegamento ciclabile per due ragioni. Il primo è che i percorsi ciclabili, se sono intesi non solo come percorsi cicloturistici, ma come percorsi alternativi all'uso dell'automobile, funzionano nella misura in cui insistano vicino alle strade di scorrimento importanti, nel senso alle strade dove si affacciano funzioni importanti, perché più si allontana la pista ciclabile dagli assi principali, più quella tende a diventare, diciamo, magari un percorso cicloturistico o un percorso per chi voglia fare, no, appunto, un'attività legata al tempo libero, ma più tu l'allontani dagli assi principali, più funziona poco come alternativa all'automobile. Mentre la vera sfida è proprio questa, no? Cioè avere un asse che è anche un'alternativa all'automobile. Guardate, questa cosa a volte viene un po' banalizzata, ma le caratteristiche climatiche del nostro territorio, l'esistenza ormai delle biciclette elettriche, consente delle percorrenze che anche dal punto di vista dei tempi, soprattutto nel periodo estivo dove c'è una congestione di traffico enorme, sono paragonabili all'uso dell'automobile, perché se durante il periodo estivo si prova ad andare in automobile al Lido di Camaiore e magari si prova anche a parcheggiare l'automobile vicino, faccio per dire, agli stabilimenti balneari, beh, se si fa un calcolo del tempo che serve, si scoprirà che se ci fosse una pista ciclabile
o un percorso ciclabile, per essere più precisi, poi arrivo a dire perché percorso ciclabile è una parola più corretta. Se ci fosse un percorso ciclabile, insomma, beh, funzionante con una bici elettrica, i tempi di percorrenza sarebbero molto simili, con una qualità della vita diversa per chi usa la bicicletta invece che l'automobile e una capacità, no, di tutelare l'ambiente completamente nuova, rispetto all'uso, insomma, dell'automobile. E non è un caso, appunto, che l'Europa ci punti, perché la mobilità ciclabile viene vissuta come un'alternativa alla vita di tutti i giorni, un'alternativa all'automobile nella vita di tutti i giorni. Quindi l'idea è concentrarsi sulla via italica. Ora, la via italica naturalmente ha delle caratteristiche, diciamo, di urbanizzazione che non consentono agevolmente di piazzarvi lì una pista ciclabile, senza, diciamo, problemi. Un tema è sviluppare, diciamo, un percorso laddove è possibile lungo anche il Trebbiano, lungo anche il canale di scorrimento, il percorso d'acqua di scorrimento parallelo alla via italica che già esiste, e questo sicuramente in alcuni tratti è possibile. Un altro tema è cercare di accompagnare, la progettazione di tratti di pista ciclabile con la realizzazione di parcheggi, per cui nel medio-lungo periodo l'idea è anche di avere una progettazione di questo tipo, che incroci anche le previsioni del piano operativo. Cioè, nel piano operativo noi abbiamo cercato di prevedere un aumento dei parcheggi lungo la via italica, in modo tale che via via che uno fa la pista ciclabile possa, laddove si crea un problema di parcheggi, anche compensarli con nuovi parcheggi, e mettendo anche nel conto che ci possono essere invece dei tratti dove, diciamo così, la progettazione di una pista ciclabile in sede propria è particolarmente complicata, e magari ci possono essere situazioni di promiscuità. Nell'esperienza, insomma, anche estera dei percorsi ciclabili, succede con una certa frequenza che a tratti di pista ciclabile in sede propria si alternino dei percorsi, diciamo, promiscui, con le automobili. È chiaro che più uno riesce a fare piste ciclabili in sede propria, più realizza, diciamo, un risultato dal punto di vista di quella funzione, quella dell'utilizzo della bicicletta. Però, esistono possibilità alternative alla pista ciclabile in sede propria, laddove, le larghezze della carreggiata non consentano, l'inserimento di piste ciclabili in sede propria, e che hanno anche il vantaggio a volte di poter essere realizzate con un risparmio di risorse. Fra l'altro, il codice della strada ha introdotto una novità che alcuni comuni hanno cominciato a sperimentare, che sono le cosiddette corsie ciclabili, che sostanzialmente, si traducono in una segnaletica a terra sulla carreggiata del fatto che esiste un ambito, per la bicicletta, rispetto al quale l'automobilista deve, diciamo, prestare particolare attenzione. Il vantaggio, insomma, nelle prime esperienze di questo tipo di soluzione è che, siccome c'è una promiscuità, nell'uso della carreggiata, non c'è un ambito separato in modo fisico, ma c'è una segnaletica orizzontale a terra che individua, diciamo, una corsia privilegiata, ma che non è, diciamo, invalicabile anche nell'uso delle automobili. Diciamo, il vantaggio di questo tipo di novità del codice della strada è che, non ci sono delle larghezze minime, ma c'è la possibilità, diciamo, di utilizzare questo strumento con una certa flessibilità. E ovviamente, traducendosi poi soprattutto in una segnaletica orizzontale,
consente anche di realizzare lunghi tratti con una cifra, con somme, diciamo, decisamente inferiori alla realizzazione della pista ciclabile. Per cui l'idea dell'amministrazione sarebbe quella sulla via italica di, diciamo, alternare l'uso della pista ciclabile in sede propria con l'uso, appunto, di forme di promiscuità fra i veicoli e le macchine e la bicicletta, laddove, diciamo, la pista ciclabile si riveli infattibile o laddove la pista ciclabile si riveli fattibile, ma a delle condizioni e a dei costi che magari si possono essere affrontati nel medio-lungo periodo. Cioè, intendo dire che ci possono anche essere soluzioni che intanto ci consentono di avere, no, un collegamento ciclabile con una certa rapidità e velocità, in attesa che poi si creino le condizioni tecniche ed economiche per realizzare tratti di pista ciclabile. Quindi nulla vieta anche che ci possa essere una soluzione, ci possano essere soluzioni di breve e lungo periodo. Noi vorremmo evitare, nel realizzare la pista ciclabile sulla via italica, di creare, per esempio, un problema ai sistemi commerciali che si affacciano lungo la strada, e quindi l'attenzione, per esempio, al tema dei parcheggi ci deve essere e ci deve essere molto forte. Così come vorremmo evitare sulla via italica di doverci, diciamo, trovare a sacrificare le essenze verdi che vi si affacciano. Insomma, vorremmo evitare che la pista ciclabile abbia un'intrusività tale per cui poi si crea un problema, diciamo così, di funzionalità complessiva e di insediamento paesaggistico dell'opera rispetto anche ad altre esigenze. Per cui nulla vieta che si possa, diciamo così, anche avere un'alternanza di soluzioni, e che magari alcune soluzioni possano essere anche soluzioni che funzionano per un breve periodo, in vista poi di avere risorse e soluzioni tecniche che ci consentano il più possibile di realizzare la pista ciclabile in sede propria. Non so se sono riuscito a spiegarmi. E naturalmente questo tema non riguarda soltanto la via italica, perché in ogni caso è evidente che più noi abbiamo anche dentro il nostro entroterra forme di collegamento ciclabile, e meglio è, quindi anche nel rapporto fra, diciamo così, il capoluogo e il sistema delle frazioni collinari. Teniamo presente che, appunto, le novità introdotte dal codice della strada, come quelle che citavo, ci possono consentire delle soluzioni nelle quali chi percorre una strada con l'automobile sa che quella è una strada, diciamo, dove ci passano un certo numero di biciclette e che quindi deve stare attento. E quindi questa può essere, per esempio, una soluzione che anche nell'immaginare, no, collegamenti fra Camaiore capoluogo, insomma, fra il centro storico e il sistema delle frazioni che gli sta dintorno, ci possono essere. Insomma, questo tema, perché il sindaco, che nel frattempo si è collegato, ha voluto fortemente queste assemblee, perché è un tema veramente strategico per tutto il nostro territorio. Noi non siamo venuti qui con un progetto già bello e pronto perché vogliamo ascoltare e perché comunque questo tipo di progettazione ha una sua complessità, però vogliamo, ecco, che i cittadini ci dicano la loro e anche ci comincino a riflettere, perché è un tema veramente strategico. Noi abbiamo un comune unico da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della biodiversità territoriale, chiamiamola così, perché noi abbiamo un comune che è nel Parco delle Alpi Apuane e ha il mare, che confina con Lucca e con, diciamo così, e col resto dei principali comuni della Versilia. Quindi è un comune straordinario, e anche dal punto di vista turistico ci sarà sempre di più la ricerca di
di una diversità di offerta e di esperienza legata a chi fa turismo e ci sarà a chi si sposta per turismo e ci sarà sempre di più anche la ricerca di una qualità della vita di un certo tipo, fatta anche per esempio della possibilità di avere delle piste ciclabili e di usare delle biciclette per spostarsi. La pandemia ci lascerà anche questo tipo di conseguenze, cioè ci sarà una ricerca della qualità e degli spazi diversa dal passato che privilegerà sempre di più, che prelidirà, lo dirò, insomma, che metterà al centro sempre di più il tema della qualità della vita e il tema del rapporto con l'ambiente e del rapporto col tempo. E noi siamo un comune da questo punto di vista che può offrire qualcosa di unico e di straordinario. Per cui questo tema del collegamento ciclabile è un tema strategico dello sviluppo del nostro territorio. Ed è per questo che, insomma, abbiamo cercato di iniziare un percorso partecipativo che ci consenta di ragionarci sopra. Tenete presente che poi intorno a questo tema ce ne sono tanti altri che si agganciano. Per esempio, lo Stato ci ha chiesto di immaginare che il Palazzo Littorio possa anche essere, per esempio, collegato a delle funzioni di valorizzazione della Francigena, che è un percorso pedonale e ciclabile. Pensate alle attività che si possono sviluppare intorno alla ciclabilità. Noi, per esempio, abbiamo previsto nel piano operativo che a Vado, vicino alla scuola, non solo ci sia l'opportunità che venga ampliato molto quel parcheggio esistente, ma anche che lì, per esempio, possa nascere un'attività economica legata, per esempio, perché no, al noleggio delle biciclette elettriche. Pensate che cosa vuol dire poter parcheggiare la macchina a Vado, prendere una bicicletta elettrica e andare a Casoli piuttosto che a Metato e scoprire la ricchezza straordinaria che c'è culturale, storica, ambientale in quella parte del nostro territorio. Pensate al fatto che noi abbiamo tutti i sentieri collinari da valorizzare, cioè la ciclabilità è un paradigma, non è soltanto un tema settoriale, è un paradigma, diciamo, è un prisma guardando attraverso il quale si può immaginare uno sviluppo diverso anche della nostra comunità e che guarda al futuro. E ecco, insomma, questo è l'inizio di un percorso che poi dovrà avere auspicabilmente dei risultati di breve periodo, ma che deve poi, ripeto, intrecciare il futuro, anche programmando interventi che poi nel tempo le amministrazioni che verranno dovranno realizzare, perché veramente intorno a questo tema di come si fa una mobilità diversa sul nostro territorio, ci si gioca una parte anche dello sviluppo, insomma, economico del nostro comune. E anche il livello della qualità della vita di noi cittadini che ci abitiamo, perché poi le famiglie, anche quelle che hanno bambini piccoli, ma più in generale ciascuno di noi, se può anche nella vita quotidiana recuperare qualità della vita, anche semplicemente spostandosi, lo fa, lo cerca, perché è un bisogno che c'è e che nel tempo è destinato ad aumentare. Anche per il tipo, diciamo, di vita frenetica che ciascuno di noi fa, nella maggior parte dei casi, e che inevitabilmente ci porterà a cercare forme di qualità della vita migliori, perché è un bisogno profondo che abbiamo. Insomma, noi su questo tema ci crediamo molto, siamo dentro, come dire, il contesto storico giusto, perché l'Europa ci investirà tantissime risorse intorno a questo tema. E noi, visto che questa opportunità legata a questa nuova fase storica si è aperta, vogliamo cercare di coglierla fino in fondo. Io scusatemi se mi collego con un po' di ritardo, ma le giornate delle videoconferenze sono sempre più lunghe delle giornate senza videoconferenze. E i tempi del Covid ci consegnano giornate sempre più dense. Ora, non so se penso che ci sia collegato forse anche il garante di zona, mi pare.
Però non voglio ovviamente tediare nessuno, Simone l'ho ascoltato per un tratto, insomma, ha introdotto facendo le mie veci tutta la parte, diciamo così, più generale per argomentativa, vedo che sono collegati anche Francesco Bettore e Massimo Ceragioli, che sono stati i due poli tecnici che si sono occupati del Bersiglia Bike Plan, che è un piano di ciclabilità bersigliese che l'Unione dei Comuni ha partorito intorno al 2014-2015 e che è alla base, tra l'altro, della proposta regionale della ciclovia tirrenica, anche sul tema degli snodi. L'obiettivo dell'incontro, l'ha ricordato bene Simone Qualemma, è anche quello di raccogliere delle suggestioni molto concrete per valorizzare, cioè per massimizzare, per far tendere all'esponenziale i benefici di questo progetto calato sul territorio, che è vero che principalmente riguarda un asse litoraneo, no? Che passa lungo la costa, ma siccome parla anche il linguaggio delle cosiddette, interconnessioni degli snodi verso l'entroterra, e noi abbiamo un patrimonio di entroterra e di percorsi, sia in termini storici, culturali e ambientali, che abbiamo già attivato in questi anni, si fa anche un po' per capire, diciamo così, quella sera di zona, che tipo di proposte raccogliere intorno a ulteriori elementi di connessione tra il territorio e le sue potenzialità e il progetto regionale, anzi direi internazionale, della ciclopista tirrenica, che come sapete fa parte di un accordo più ampio che c'è sulla costa tra la Regione Liguria, la Regione Toscana, la Regione Lazio e in più tra l'Italia e la Francia, che coinvolge ovviamente la costa azzurra. Quindi anche per raccogliere un po' di idee e suggestioni, oltre ovviamente che per rispondere, come dire, alle domande, alle curiosità e alle richieste che ci sono intorno a questo progetto. Simone, insomma, ho sentito che da ultimo spiegava la questione dell'interconnessione mare-monti, no? Che ruota intorno al tema anche dello sviluppo della ciclopista tirrenica. Ovviamente uno dei motivi per cui abbiamo scelto di fare l'assemblea di zona non è solo perché crediamo profondamente nella partecipazione, ma anche perché crediamo che tutti i punti di vista di tutto il territorio, perlomeno di chi ritiene attraverso la partecipazione di poter dire la propria, siano, come dire, da prendere in considerazione in una fase nella quale la progettazione è in corso di avviamento. Quindi c'è uno studio di fattibilità, c'è una considerazione di carattere generale, ma che è attualmente tutta da affinare e quindi consente, attraverso i contributi di questo percorso partecipativo, consente al nostro comune di arrivare con cognizione di causa, con ulteriori e più precise definizioni da mettere poi sul piatto della progettazione, che ovviamente viene tirata avanti da un nucleo di progettisti della regione Toscana. Quindi io ovviamente mi rimetto ai garante a Fausto per la disciplina della gestione dell'assemblea di zona, e poi ovviamente per sentire un po' di voce, ecco, serve come sempre chi rompe il ghiaccio, ma abbiamo bisogno di sentire un po' le considerazioni generali intorno al progetto della ciclopista, che poi è veramente l'argomento di pertinenza calato sul nostro territorio. Lascio la parola al garante, ovviamente. Grazie, buonasera a tutti. Io purtroppo ora sono alla mia prima esperienza per un'assemblea, quindi magari chiedo anche un po' l'aiuto a voi. Comunque, sì, questo progetto è molto interessante e ci sono appunto tante cose da poter sfruttare per valorizzare il nostro territorio. L'unica cosa che a me fa un po' dispiacere è che, nonostante comunque una certa pubblicità che sia stata fatta, non vedo molti presenti. E quindi non so se tra i presenti c'è qualche domanda. Lo dico a Fausto, non ti scoraggiare, perché la partecipazione è un'opportunità che si dà. Poi c'è chi è più sensibile per coglierla e c'è chi delega in bianco gli amministratori. Ovviamente poi, no, con tutti i difetti di un percorso nel quale le persone non partecipano, ma ovviamente, come dire, con la garanzia che cerchiamo di dare a tutti lo spazio per esprimersi e fare osservazioni, proposte, critiche, tutto quello che possa dire.
Quindi, per quanto tu sia la prima esperienza, ti dico, insomma, non ti preoccupare, dipende dagli argomenti l'ampiezza della partecipazione. Grazie. Io comunque cercherò nei prossimi giorni di diffondere questo argomento più possibile, cercare di raccogliere anche opinioni sull'argomento per arricchire questo progetto, insomma. Vedo che c'è una domanda dentro la chat, lo dico perché la stavo guardando ora. Sara che scrive da Metato dice: si può correre sulla ciclovia? Non so se Possono vogliono, fare. rispo non so se vogliono rispondere i tecnici, Massimo o Francesco. Eccolo, pronto? Mi sentite? Allora, una ciclovia è un progetto complesso, però è fatto anche da itinerari misti. Ora, se c'è un itinerario ciclabile e pedonale, non esclude fare la corsa. Se una persona a fiato può correre, cioè non è un problema. Chiaramente, come già anticipato prima dall'assessore Leo, le caratteristiche di una ciclovia possono essere diverse. Non è detto che la ciclovia sia su una corsia in sede propria. La sede propria vuol dire che è una sede per biciclette o comunque per mezzi a due ruote. Quindi in teoria i pedoni non ci dovrebbero andare, però un itinerario ciclabile per come è strutturata la ciclovia tirrenica, perché non è esclusivamente in sede propria, ma può essere in sede promiscua, può avere dei tratti in cui si può anche correre. Ecco, questa diciamo che è la risposta secca a chi diciamo si preoccupa di non poter utilizzare un itinerario ciclabile per poter magari fare jogging. Dipende dalla caratteristica di quel tratto. Io chiuderei qui la risposta, nel senso perché ho una domanda diretta e una risposta diretta. Poi i ragionamenti sono molto più ampi da fare diciamo, sulle caratteristiche tecniche di una ciclovia e dei collegamenti di una ciclovia verso l'entroterra. Quindi di ciò che ha anticipato Simone Leo e quindi di ciò che riguarda il territorio di Camaiore. Quindi probabilmente dovremmo ragionare su ciò che è un progetto di rete, cioè noi abbiamo sempre puntato, da quando abbiamo, diciamo, sviluppato prima con il Versia Bike Plan, poi successivamente con gli incarichi da parte di Regione Toscana e di ANCI Toscana, 2 anni fa noi abbiamo fatto documento preliminare alla progettazione sostanzialmente che ha adottato Regione Toscana e che ora discute con i tecnici che hanno vinto la gara per il progetto preliminare. Abbiamo affrontato un progetto di rete che è fatto diciamo, sostanzialmente da un metodo di analisi, quindi si fanno un report sui percorsi esistenti, vengono valutati i percorsi esistenti se sono adatti a quella tipologia di itinerario, perché i requisiti tecnici sono, diciamo, amplificati rispetto a un itinerario ciclabile tradizionale, perché si prevede un flusso, diciamo, amplificato da parte del flusso turistico. Per cui le caratteristiche devono essere anche migliorate sugli itinerari esistenti e oltre a questo chiaramente ci sono tutti i percorsi di collegamento che non sono secondari, perché un progetto di rete prevede di collegare dei luoghi e quindi di dare a questi luoghi l'importanza che i luoghi stessi hanno, quindi la conoscenza del territorio. Per cui il collegamento con l'entroterra è fondamentale, non soltanto verso gli hub principali che sono quelli di interscambio di mobilità, ma anche verso quelli che potremmo chiamare i LAN, cioè dei poli minori che però permettono di connettere poi delle reti secondarie, come accennava prima l'assessore Leo, quelle che ci portano alle frazioni collinari, che ci permettono di fare un'attività turistica anche legata
all'uso di mezzi che sono più accessibili anche alle persone che magari non hanno una, diciamo, prestazione fisica da poter pedalare senza l'aiuto di un motore elettrico. Quindi è un sistema di rete che va sempre e comunque controllato. E diciamo, noi nel tempo abbiamo cercato di fare questo utilizzando chiaramente la progettazione con il GIS, qui appunto insieme a me c'è l'ingegner Giovanna Simonelli, con la quale ho lavorato negli ultimi 5 anni a questi progetti, e la tecnologia del GIS poi nella sostanza permette di controllare itinerari lineari, puntuali, attribuendo a questi diciamo delle prestazioni, che sono prestazioni dal punto di vista tecnico, quindi dal punto di vista della sezione stradale che accoglie il cicloturista, e dal punto di vista economico, quindi poter, diciamo, valutare gli investimenti, e in questo siamo riusciti nella fase di lavoro con Regione Toscana e con ANCI Toscana a dare un primo quadro degli investimenti, che è quello che è il punto di riferimento da cui è partito il documento preliminare della progettazione. Ora, io ho fatto una sintesi generale, abbiamo tutto il materiale che è coordinato dall'ingegner Francesco Vettori, che è disponibile, diciamo, sul sito dell'Unione dei Comuni. Tra parentesi, su sollecitazione del Presidente dell'Unione dei Comuni, che è Sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, l'anno scorso abbiamo anticipato uno studio che secondo me è di grandissima attualità, che nella sostanza era un piano di mobilità di emergenziale, cioè ciò che aveva anticipato prima Simone Leo e che in qualche modo ricordava, c'è anche un altro modo per connettere le varie zone del territorio, cioè utilizzare dei percorsi che non siano in sede propria, decisamente in sede propria, cioè poter fare delle corsie ciclabili cosiddette in emergenza con una semplice segnaletica stradale. E l'anno scorso abbiamo consegnato all'Unione dei Comuni, e Francesco l'ha messo in rete, un lavoro su tutta la Versilia, quindi comprendeva anche chiaramente il comune di Camaiore. Questo ci dava un quadro di come con degli investimenti anche diciamo contenuti poter realizzare da una parte delle ose di tranquillità, cioè come delle grandissime stanze in cui è privilegiato il pedone o il ciclista. E quindi si va, diciamo, quelle che vengono chiamate zone 30 in generale, dove quindi ci si muove con un grado elevato di sicurezza da parte diciamo degli utenti deboli della strada, e ci permette in questo modo, attraverso queste stanze, di connettere diverse parti del territorio, magari senza realizzare una pista ciclabile in sede. Questo secondo me è un passaggio che in qualche modo l'amministrazione di Camaiore ne ha tenuto conto anche nella redazione del piano operativo, anche nella decisione per esempio di spostare il buffer della via italica, non propriamente sulla via italica, ma sulla via parallela via italica, per questioni appunto di non adeguatezza della sezione stradale, e di prendere in considerazione appunto questo buffer, che sostanzialmente è diciamo una calamita attrattrice intorno a una strada sulla quale si svolge il commercio e si svolgono anche altre attività importanti, però non è detto che la pista ciclabile debba per forza passare a quella strada, comunque vicino ad essa. Ora mi fermo, e se avete delle domande, potete vedere dei disegni, noi abbiamo qualche tavola aperta, o comunque potete tranquillamente consultarli sul sito di Unione Comune. Una domanda io, dicevo, nel tratto in cui poi troveremo la ciclovia, si eliminerà anche il disagio dei ciclisti sulle vie principali? Allora, non so se la domanda è riferita alla ciclovia tirrenica o al sistema della rete delle ciclovie. Quando c'è la ciclovia, qualsiasi... come c'è un posto per le bici, io penso che tutti coloro che viaggiano in bicicletta dovrebbero poi usufruire di quella rete, diciamo, e non dovrebbero più circolare sulla strada dove ci sono le automobili. Ecco, questo volevo dire, visto allora, che hanno una separata sede. Certo, io credo che il ciclista sicuramente sceglierà di percorrere in sicurezza una corsia, un itinerario dove si sente più a suo agio.
Però è evidente che il codice della strada non impedisce a una bicicletta di circolare su una sede, diciamo, carrabile. Questa direi una bugia, dire se c'è una ciclovia a fianco di una strada, il ciclista deve per forza percorrere la ciclovia. Nessun vigile gli farebbe una multa. Considerando invece le nostre strade, che sono anche piccole, sono strade di montagna, qualora ci sia una ciclovia, dovrebbe essere anche imposto a chiunque viaggia in bicicletta di utilizzare quella, se no non ha senso, voglio dire. Questo. Allora voglio dire, lo può fare il ciclista che rimane fuori dalla ciclovia, come lo può fare un qualsiasi altro cittadino che viaggia in bicicletta e non usa la ciclovia, ma usa la via normale. E quindi dando noia alla circolazione. Voglio dire, è inutile che ci sia la ciclovia e poi magari non viene nemmeno utilizzata. Voglio dire, forse dovrebbe essere al momento che c'è imposto proprio che debba essere utilizzata. Questo io dico, in genere, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, il comando della polizia municipale può decidere di non far percorrere. Però in generale, come dicevo prima, non è che su una strada carrabile non possono circolare le biciclette. Io credo che in tutti i posti in cui ci sia la necessità di porre, diciamo, in sicurezza un ciclista, il ciclista sicuramente percorre la ciclovia, questo non ci sono dubbi. Se posso, vorrei fare una domanda per quanto riguarda la percentuale, se c'è già un'idea della ciclabile in sede propria e quella in sede promiscua sulla via italica. E un'altra domanda connessa, quindi diciamo che la ciclabile adesso su Via del Paduletto quindi non sarà più la ciclabile principale che connette i monti alla costa, diciamo. Ale, posso provare a rispondere io a questa domanda, poi magari anche Massimo. Te l'avrei chiesto, vai. Allora, la via italica ha dei tratti in cui la carreggiata è molto ampia e non esistono, diciamo, attività commerciali che vi si affacciano. E ora poi qui c'è anche appunto Massimo Ciragioli e diciamo la valutazione che anche attraverso Marcello Pierucci ha fatto, insomma, il nostro ufficio tecnico, il nostro ufficio lavori pubblici, è che in quei tratti probabilmente una pista ciclabile in sede propria si può anche ricavare. Si tratta di tratti dove la via italica è larga, non ci sono attività commerciali, c'è, diciamo, semplicemente qualche residenza che vi si affaccia e in quei tratti lì, diciamo, sembrerebbe che ci possa entrare. Poi c'è per esempio un tratto molto importante che si affaccia, diciamo, sulla zona dell'ex Carosello, dove si vede proprio anche l'ambito del corso d'acqua di cui parlavo prima. Insomma, ci sono vari tratti in cui la pista ciclabile sembra poterci entrare sulla Via Italia. Poi ci sono tre zone all'incirca dove si affacciano dei centri commerciali naturali. E lì la cosa è più problematica perché lì c'è tutto un sistema anche molto delicato di parcheggi legati alle aree commerciali e dove anche la carreggiata è più stretta. Tant'è che, come diceva Massimo Ciragioli, e questa è una cosa da valorizzare, Marcello Pierucci, nella sua attività di assessore ai lavori pubblici, ha progettato una pista ciclabile lungo la via Gasperini, che tra l'altro vedrà la luce, insomma, nel mandato, con un collegamento su Via delle Serre e poi un collegamento probabilmente attraverso la Via del Tintoretto con la Via Italica, proprio perché la Via Italica, diciamo, nella parte più a mare è molto stretta. Invece questa Via Gasperini è una via molto larga, è parallela alla Via Italica, tra l'altro intreccia, insomma, il Parco Pitagora, il sistema delle aree verdi del magazzeno, insomma, è una via che meritava di essere valorizzata e Marcello Pierucci, che poi è qui, quindi lo vedo, quindi può anche su questo essere più preciso di me. Io mi occupo solo della parte pianificatoria, invece lui si occupa poi di
di metterla, diciamo, a terra la parte pianificatoria e insomma hai proprio immaginato la via Gasperini come il punto terminale o iniziale, a seconda da che punto di vista la si voglia vedere questa, no? Questo percorso, o dal mare o dai monti, di questo collegamento mare-monti. La parte di via del Paduletto può restare come itinerario, diciamo, cicloturistico, nel senso che non sono due cose necessariamente in alternativa tra di loro. Il problema di quella parte del percorso cicloturistico è che funziona molto bene fino al Barluana, perché valorizza una serie di percorsi, diciamo, secondari, e in alcuni casi soltanto attraversabili dalla bicicletta, pensate al lungo fiume. E poi da Barluana, da Piazza degli Alpini, per capirsi, di Capezzano in poi, si va su una viabilità che non è paragonabile a quella della Via Italica, ma che comunque è significativamente attraversata da automobili, e poi è una zona 30 con tanti bisogni di manutenzione, perché le zone 30 funzionano bene a patto che ci sia, diciamo così, una disciplina del traffico e poi una cartellonistica verticale e una segnaletica orizzontale molto ben fatte e molto mantenute nel tempo. Quel tratto lì, diciamo, che pure viene percorso da tantissime biciclette, è un tratto che crea più problemi. Ma l'idea è di mantenerlo. L'idea è di mantenerlo perché se uno vuol fare un percorso, diciamo, più cicloturistico, magari potrà continuare a farlo. La via italica si presta di più non soltanto per un percorso, diciamo, di carattere turistico, ma anche proprio per l'uso della bicicletta come alternativa all'automobile. Cioè io decido che vado sulla via italica perché devo andare in un negozio o vado al Lido di Camaiore, no, come ci andrei con l'automobile, e uso la via italica con la bicicletta invece che con l'automobile. Tanto più che noi abbiamo una via invece di scorrimento che ha le caratteristiche dello scorrimento veloce, che è la via provinciale, quella che ci collega, per capirsi, con Viareggio, ma che da quando ormai diversi anni fa è stato fatto il sottopassaggio ferroviario, è anche la via di collegamento più veloce per Lido di Camaiore per certi versi, nel senso che lì si può andare anche a velocità più elevate. Invece sulla via italica no. E quindi l'idea poi è sulla via italica quella di disciplinare anche la velocità in modo più attento, cioè laddove non si potrà fare la pista ciclabile in sede propria, evidentemente ci saranno dei tratti di promiscuità fra automobili e biciclette, in cui le automobili dovranno andare piano, perché lì sarà, no, un viale, diciamo, immaginato soprattutto per la mobilità sostenibile. E chi vorrà andare più veloce prenderà la via provinciale, farà il suo bel sottopassaggio alle Caterate e andrà al Lido di Camaiore tramite la via provinciale. Però ecco, salvo che Massimo Ceragioli non mi smentisca, o comunque magari può essere più preciso di me, ad oggi io credo che non ci sia un calcolo esatto di quanto sarà in sede propria e di quanto sarà in sede promiscua, diciamo così, cioè un calcolo preciso non c'è. L'idea è un po' questa, che la via italica per lunghi tratti sia attraversabile da una pista ciclabile in sede propria. Poi ci sono, insomma, le aree più commerciali e la parte soprattutto più a mare, dove in parte però il problema è stato risolto col progetto della via Gasperini, che sono più problematiche. Non so a te, Massimo, se su questo puoi essere più preciso. Probabilmente sì. Ma io sono molto ottimista come sempre perché sai che cerco, diciamo, di essere con la progettazione delle piste ciclabili più diretto possibile, cioè c'è sempre una destinazione da raggiungere e chi usa o i piedi o la bicicletta cerca sempre di andare a dritto. È evidente che, come già anticipato te, ci sono delle zone critiche, quindi, come dicevo prima, la via italica deve essere presa, diciamo, come asse di riferimento e rimane,
un buffer, quindi non bisogna mai allontanarci troppo da quell'asse lì, perché è evidente che poi se no il ciclista o chi ne, appunto, ne fa uso quotidiano finirebbe poi per utilizzare la corsia normale. Io credo che chiaramente deve essere accompagnato da un lavoro di risistemazione dell'intera sezione, perché in alcune parti dovranno essere, per esempio, previste la spiantumazione e la ripiantumazione di alcune filari di alberi che sono anche abbastanza giovani, perché anche se faccio una corsia bidirezionale ho comunque bisogno di un certo spazio rispetto al fronte stradale, ma credo che comunque un buon 60% possa essere in sede propria, il resto una parte già diciamo in le parti più recentemente ristrutturate chiaramente non andranno toccate, e il Trebbiano può offrire una grande possibilità diciamo di alternativa, perché corre ciò, come ben sai, un problema legato alle proprietà, perché l'argine non è che è di proprietà pubblica, come ben sappiamo, però è anche vero che è un diciamo con un buon accordo con la bonifica si può tranquillamente pensare di fare una convenzione per l'utilizzo dell'argine, che è già stato fatto in molte altre zone d'Italia, ma anche qua in Versilia lo abbiamo utilizzato per esempio per la Francigena nella zona di Pietrasanta di Seravezza, utilizzandolo come itinerario ciclabile. È chiaro che ha meno scorrevolezza di una pista ciclabile asfaltata, perché in quel caso lì non si può pensare a un'asfaltatura, però è un'ottima alternativa nei casi in cui bisogna creare delle connessioni rispetto all'itinerario principale della Via Italica. Io 60% secondo me sarà in sede propria tranquillamente, perché la sezione c'è, ripeto, dipende poi dalla caratteristica della sezione stradale che uno vuole utilizzare, e in base a questo utilizzare il costo parametrico di riferimento, che è legato proprio a una stima fatta sui valori del prezziario di Regione Toscana. Quindi non è, noi quando siamo andati a lavorare con Regione Toscana giustamente abbiamo utilizzato i prezziari, abbiamo tirato fuori dei costi parametrici per stimare l'intero costo per dire ciclovia tirrenica, e questo può essere fatto tranquillamente. Noi l'avevamo già fatto con Francesco per il Versia Bike Plan, abbiamo fatto proprio un piano di investimenti che in parte è stato diciamo già stato in piccola parte realizzato, però diciamo con discreti risultati. Per esempio, io quello che dicevi te prima, delle persone che vanno al mare e ci andranno sempre più in bicicletta, mi è venuto un po' da ridere, perché quando si realizzò il tratto della ciclovia tirrenica a Forte Marmi, che va dal Pontile alla Capannina, sembrava quasi impossibile, perché come ben sai sono stabilimenti balneari, c'erano i parcheggi. Invece a un certo punto il sindaco capì, in quel caso lì, che niente, non solo si faceva una pista ciclabile, pedonalizzava l'intera zona, perché anche i ricchi, e mi è da ridere, anche i ricchi vanno al mare in bicicletta, non ci vanno più in macchina. Cioè hanno i bagni del forte, hanno fatto i bus navetta che passano a prendere le persone che non vogliono andare in bicicletta con il bus navetta e li portano al mare, poi li riportano a qualsiasi orario a casa, tanto pagano dei costi altissimi per l'affitto dell'ombrellone della cabina, e gli altri invece hanno la loro bici elettrica e ci fanno in bicicletta. Cioè, quindi non è, cioè, come dire, è una rivoluzione che è già in atto, ma non solo diciamo per il comune cittadino, ma anche per il non comune cittadino, diciamo un po' così. Cioè è una rivoluzione a 360 gradi questo qui della mobilità dolce. Io, guarda, una cosa di cui diciamo ho notato e mi ha fatto un immenso piacere: la via del Paduletto è diventato quello che i francesi chiamerebbero un luogo di incontro, no? Cioè, perché specialmente in questo periodo qua di lockdown, però io l'ho fatta spesso, a piedi andavo a trovare un mio amico che sta alla culla, perché avevo voglia di muovermi, e famiglie intere, cioè, si muovevano a piedi, e se qualcuno passava in auto, anche rispettando i 30 km all'ora, lo guardavano con un occhio un po' maligno, perché la strada era tornata ad essere un luogo pubblico di incontro. Cioè, questo è un fattore, secondo me, che il lockdown ha rimesso in evidenza. Grazie mille, sono d'accordissimo.
Marcello Pierucci che ha chiesto la parola, quindi gliela do. Sì, vabbè, solo 2 minuti, visto che Simone mi ha chiamato in ballo, insomma, vi chiarivo un po' le idee su quello che già, sui tratti che già hanno iniziato, oppure a breve prenderanno luce sul nostro territorio. Infatti, mentre Simone con l'attività, con il suo ufficio urbanistica, sta progettando, diciamo, gli interventi futuri, l'organizzazione futura delle piste ciclabili, il settore lavori pubblici ha iniziato già questo percorso. E come diceva Simone, è un percorso che parte dalla spiaggia, parte dalla passeggiata e viene verso l'entroterra tramite via Gasperini, via delle Serre, via Tintoretto e via Civitali, poi arriva sulla via Italica. Perché questo tragitto? Ecco, ci tenevo a spiegare un attimino le ragioni di questo tragitto. Tanto non era possibile proseguire dal mercato verso il mare con l'asse della Via Italica, perché chiaramente l'urbanizzazione di quell'area, dell'area a mare, i numerosi spazi commerciali e anche l'intensità di traffico e di attività che sono sviluppate in quell'area, chiaramente non consentivano una pista ciclabile in sede propria adeguata, o perlomeno non pericolosa. Pertanto, chiaramente c'è la necessità di raggiungere almeno le vicinanze del mercato ortofrutticolo. Dopodiché, allora, c'erano tutte quelle caratteristiche che l'architetto Ceragioli ha illustrato prima e che quindi consentono di arrivare fino a Camaiore e alle nostre frazioni. Perché via Gasperini? Via Gasperini, tanto è l'unica strada che va dal mare verso i monti, che ha delle misure che consentono un senso di marciapiedi adeguati, quindi a norma, anche per i disabili, la pista ciclabile in sede propria e anche una fila di parcheggi volendo. Quindi diciamo che è l'unica strada che ha dimensioni tali da consentire, chiaramente con un unico senso di marcia carrabile, tutto quello che ci deve stare. Nessun'altra delle strade aveva queste caratteristiche. Unite al fatto di essere un tratto unico dal mare verso l'Aurelia, cioè le altre, per esempio, via Carducci aveva le stesse caratteristiche, però si interrompe sulla via Trieste. Invece, via Gasperini, oltre ad avere queste caratteristiche dimensionali, era anche un unico tratto che dall'Aurelia arriva al mare, quindi non c'è la necessità di fare degli zig-zag lungo il centro del Lido. Terza ragione per cui abbiamo scelto via Gasperini è che è quella strada che congiunge, come diceva prima Simone, il sistema dei parchi del centro del Lido di Camaiore con il mare. Infatti, praticamente quando arriviamo sull'Aurelia, via Gasperini ci dà l'opportunità di congiungere sia il parco di Iqbal, cioè quello della 167, sia il nuovo campo dietro la parrocchia dello Spirito Santo. C'è tutto un sistema di parchi, sia il potenziale parco che si può realizzare su Via Buonarroti, insomma, all'ex vivaio. Quindi diciamo c'è tutto un sistema di parchi che viene toccato da questa pista ciclabile che poi arriva fino al mare. Se poi potremmo anche aggiungere il fatto che questa traiettoria, non solo quando arriva alla fine di Via delle Serre ci porta sulla Via Italica con una certa facilità, ma ci riconduce anche su via Fratelli Rosselli, quindi creando diciamo un altro spezzone, diciamo quasi un altro itinerario che invece va verso Viareggio, congiunge gli orti sociali che stiamo diciamo affidando in questi giorni, che congiunge il Parco Raffaelli di Sportivo, insomma che oltre ad andare sulla Via Italica dà un collegamento anche verso Viareggio e verso altre strutture. Questo, come vi dicevo prima, praticamente è un progetto che sarebbe già pronto da far partire. Poi, di comune accordo con i commercianti del Lido, abbiamo deciso di partire il 16 di settembre per dar modo a loro chiaramente di non creare intoppi alla stagione estiva, visto che insomma si esce fuori adesso da tutte le limitazioni del Covid che già hanno creato grossi problemi alle attività produttive. Pertanto, si partirà con i lavori dal 16 settembre al 1 ottobre,
con tre squadre. Una prima squadra dal mare verso il monte, da Trieste verso il mare, da via Trieste verso mare, e la terza partirà dalla via Aurelia verso via Trieste. Quindi diciamo la prospettiva che a Natale via Gasperini è già tutta a posto, perlomeno il procinto di essere terminato. Dopodiché si andrà in via delle Serre e via Tintoretto, che però sono strade che consentono lavori di diversa entità, in quanto magari non è necessario un rialzamento stradale, lì c'è insomma una situazione completamente diversa. Pertanto, diciamo, mentre i due uffici urbanistica e lavori pubblici, chiaramente con Alessandro che coordina un po' le cose, stanno lavorando in sinergia sia per un'attività operativa già sul campo, sia per un'attività invece, ognuno per le sue competenze, per un'attività programmatica sulla parte, diciamo, dal mercato verso Camaiore. Io avrei una domanda. Allora, abbiamo parlato per ora sostanzialmente di due grandi blocchi di questo percorso ciclabile, da Ponte Mazzari fino all'Incava e poi in parallelo, diciamo, a Via Italica. Più o meno come funzionerebbe poi il collegamento tra questi due pezzi? Perché c'è di mezzo la provinciale che forse è, diciamo, la parte un po' più pericolosa. Se volete provo a rispondere io. Allora, qui ci sono varie soluzioni possibili, bisogna un po' ragionarci, nel senso che vi faccio alcuni esempi. Noi ora abbiamo, grazie al fatto che l'amministrazione pretese nel primo mandato, che contestualmente alla realizzazione del Ponte di Sasso ci fosse la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale. Noi, per esempio, ora abbiamo un ambito lungo fiume che, volendo attraverso la Via delle Capanne, che è una strada molto adatta alla ciclabilità, arriva fino al Ponte di Sasso. Allora, per esempio, un'ipotesi potrebbe anche essere quella di dire che, arrivati, diciamo, lungo la via Italica alla rotatoria, per capirsi, davanti alla Melca, si possa immaginare, diciamo, di andare verso Massarosa per un piccolo tratto e poi prendere il lungo fiume di Camaiore. Questa è una possibilità. Ma un'altra possibilità, per esempio, è quella anche di arrivare invece usando, diciamo, il tratto della via Italica che sta fra le due rotatorie, per capirsi, fra la rotatoria della Melca e la rotatoria nuova che abbiamo realizzato all'altezza della carrozzeria stadio, si può anche immaginare di utilizzare quel tratto lì, che è molto largo, fra l'altro, molto largo, e da lì, arrivati in sostanza alla rotatoria, alla carrozzeria stadio, riconnettersi, no, col sistema della viabilità secondaria che già ora è valorizzato, per poi arrivare appunto attraverso il percorso esistente a Camaiore, perché ora il percorso ciclabile prevede, no, che si arrivi all'altezza dell'Incaba, la si attraversa dove c'è il semaforo e poi si prende la via, correggetemi se sbaglio i nomi, la via del Pezzigno, la via dietro Monte, e si arriva, no, da lì fino insomma, a Capezzano. Quindi dalla rotatoria della carrozzeria stadio si può anche riprendere quel sistema di mobilità che poi riporta, diciamo, verso l'Incava. Quindi le soluzioni possono essere varie. A me vengono in mente queste due principalmente. O, diciamo, andare subito sulla sinistra del fiume per chi va verso mare e usare tutta la parte di via delle Capanne fino verso Camaiore e poi verso Ponte Mazzori, perché è un ambito anche molto bello quello, oppure arrivare fino alla rotatoria della carrozzeria, insomma, stadio, e da lì poi appunto usare il percorso che già esiste
È vero che c'è un attraversamento, insomma, sulla via provinciale, però adesso quell'attraversamento è in sicurezza perché c'è da alcuni mesi un semaforo che, insomma, noi abbiamo voluto fortemente anche in questa chiave, di cui si è occupata appunto, tra l'altro, insomma, in particolare Marcello Pirucci nei rapporti con la provincia. Queste sono un po' le soluzioni che mi vengono in mente. Non so, Massimo, se te hai, come dire, hai qualche altra idea, insomma. Non ti sentiamo perché c'è il microfono. Ecco, ora sì. No, perché sono sul computer di Giovanna e non sono molto abile a volte a spostare il mouse. No, le soluzioni sono quelle. E devo dire che le rotatorie poi che sono state recentemente, ma anche le altre rotatorie, diciamo, del Comune di Camaiore, sono delle rotatorie, specialmente su questi assi qua, sulle quali si può realizzare un anello ciclabile. Quindi l'anello, diciamo, più esterno può diventare un anello ciclabile, che è chiaramente una segnalazione rossa per una fascia di 1,5 m. Questo avviene ormai in tutte le parti d'Italia, quindi possono essere utilizzate chiaramente le rotatorie. Poi è chiaro che sui collegamenti, quelli che hai detto te, sono gli unici possibili, non è che ce ne siano altri. Le soluzioni sono queste. È chiaro che più si riesce a investire sulla via italica, nel senso che più si rende ciclabile quell'asse lì, anche nel tratto fra i due rotatori, come dicevi prima, e meglio sarebbe per, diciamo, un itinerario più diretto. Però il collegamento di cui parlavi te è già in parte esistente, quindi insomma già esiste, secondo me non c'è bisogno di cercarne degli altri, ecco. Per una questione anche di economia, di investimenti, cioè meglio investire in altre parti. Grazie. Ci sono altre domande? Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? Se posso, faccio un'ultima domanda, poi sono costretto a staccare. E, ho visto che più o meno l'investimento, correggetemi se sbaglio, non so se ho aperto il documento giusto, è di circa 973 mila euro, giusto? E nel caso, queste risorse come vengono divise? Cioè, il progetto prevede anche la realizzazione di, non lo so, del verde o di barriere o insomma di altre infrastrutture oltre che magari la ciclabile in sé. Allora, questo investimento è relativo alla Tirrenica. Sì, è giusto, ho No, detto bene, allora, quindi. premetto che sostanzialmente la Regione Toscana ha preso come riferimento le tabelle che noi avevamo elaborato in questo documento. Diciamo, noi avevamo fatto un lavoro che non era il vero e proprio documento di preliminare alla progettazione. Avevamo fatto un lavoro che sostanzialmente era quello. Quindi avevamo allegato comunque a tutti gli itinerari i costi. In questi costi, come avevo anticipato prima, veniva previsto, in base alla tipologia dell'itinerario, che fosse, diciamo, in sede propria o promiscuo, anche tutto ciò che è relativo all'allestimento della sezione stradale, quindi anche ciò che riguardava, ad esempio, un eventuale filare di alberi o chiaramente tutto ciò che sta a corredo della pista ciclabile, come ad esempio l'illuminazione stradale nei tratti dove questa fosse prevista. Quindi l'investimento era completo. Ora starà ai progettisti che hanno vinto la gara, purtroppo non siamo stati noi, anche se abbiamo partecipato, rielaborare lo studio di prefattibilità. Poi a questo studio di prefattibilità i comuni potranno apportare delle modifiche, cioè nel senso che
Il dialogo che si sta aprendo ora, di cui avevo anticipato prima Simone Leo, serve proprio a questo, come dire, guardate, a noi non interessa passare dalla via X, ci interessa passare dalla via Y per arrivare, che ne so, all'hub di mobile, alla stazione. E questi suggerimenti vengono tutti accolti da parte di Regione Toscana, che è la capofila di un progetto nazionale. Quindi è molto importante questo momento proprio per dare questi suggerimenti. E addirittura, diciamo, Regione Toscana prende con grande piacere quelli che sono le progettazioni definitive ed esecutive, come ad esempio ha fatto ora il Comune di Camaiore sulla via Gasperini, perché in qualche modo, come dire, il Comune ha già messo delle risorse proprie per realizzare una parte di quel collegamento che va dal mare alla stazione. Per cui, diciamo, ora io ho risposto anche, forse andando molto sui dettagli, però il fatto che il Comune Camaiore abbia fatto un progetto definitivo esecutivo che è cantierabile, sarebbe già cantierabile da ora, ma insomma, di cui i lavori partiranno a settembre, anticipa già una risposta alle richieste di Regione Toscana. Ci sono le altre parti del territorio di cui appunto... c'è ancora da approfondire i temi sui quali secondo me è importante discutere. In particolar modo io credo che sia importante ragionare con un'ottica di rete, perché nel tempo tutti i comuni della Lazio, in particolar modo Camaiore, Seravezza, Pietrasanta e Stazzema, hanno investito anche sulle reti sentieristiche. Ora direte, ma cosa c'entrano le reti sentieristiche con la mobilità ciclabile? Credo che c'entrino molto, perché anche queste sono reti di mobilità dolce, turistica, che incrementano l'offerta turistica del territorio e che sono le reti da tener conto per essere connesse a quei centri intermodali di cui ad esempio faceva riferimento prima Simone, se non sbaglio a Vado, dove un turista può lasciare l'auto, prendere una bici elettrica, andare a caso, se vuole andare a caso, se no a Tre Scogli, e poi andarsene sul Gamberi in una mezza giornata, perché questo lo fa in una mezza giornata. Quindi il milanese o il viennese che se ne viene al mare, magari con la sua auto, si può fare un percorso che va dal Mare Monti in una mezza giornata, e questa è un'offerta turistica importante, e questo è possibile grazie a una progettazione di sistema a rete, cosa di cui voglio richiamare Francesco Vettori, che è un po' distratto in questo momento, però è stato uno degli interpreti principali. Cioè, io devo dire la verità, lui è una persona molto silenziosa, ma in questi ultimi 10 anni ha dato molto per la progettazione dei sistemi a rete, specialmente per i sistemi collinari e montani. Quindi, se non ci sono altre domande, possiamo anche concludere alla chiusura dell'assemblea? Sì, in teoria sì, sì Fausto, cioè se non vediamo in chat, non ne vedo onestamente, tengo d'occhio prima io, se non vediamo in chat richieste di intervento, ringraziamo tutti, facciamo tesoro del verbale che poi verrà steso dell'assemblea di zona, per accogliere qualche suggestione, anche qualche richiesta di precisazione, tipo quella che faceva poco fa Giorgio sulle questioni del verde e degli arredi, e poi ovviamente, come diceva anche Massimo, andremo, no, con le osservazioni e le indicazioni in mano agli incontri o comunque nelle occasioni che ci saranno di contatto con la Regione Toscana per migliorare e rendere questo progetto più adatto possibile e più calato possibile nella realtà territoriale nella quale poi lo dovremo tutti, insomma non solo la regione e il comune, ma tutti realizzare. Allora, grazie a tutti. Grazie a te Fausto. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie.